Eccoci qua con le Into the Trees. Allora, Into the Trees che è parte come un progetto composto da due persone che sono Anna Paola, Michela. Ok, vi formate, vi conoscete nella primavera del 2010, quindi non tanto tempo fa. E a casa di Anna, qua dicono, nascono delle idee musicali. Che tipo di idee? Cioè, c'è stato un incontro a livello musicale, generi, cantanti? Allora, praticamente è successo che ci siamo conosciuti attraverso un'amica comune e abbiamo cominciato a suonare due o tre cover così per conoscerci. E poi dopo Michela ha cominciato a farmi sentire dei mini provini che lei faceva a casa sua, delle sue composizioni. E niente, abbiamo cominciato a lavorarci su. Io col software a casa abbiamo cominciato a dare una struttura ai pezzi, a scrivere proprio anche i testi e arrangiarli. Quindi era tutto suonato da noi, cioè tutti gli strumenti, poi avevamo la tastiera MIDI, le chitarre, basso, eccetera, eccetera. Quindi poi piano piano queste canzoni prendevano più forma e basta. Questo è l'inizio del progetto, diciamo. Ok, un progetto che, come hai sottolineato te, è tutto autoprodotto, quindi la demo quando è uscita era una demo completamente autoprodotta. Ok. È uscita nel questa demo? Ma l'abbiamo fatto uscire piano piano, però ufficialmente è stata quest'inverno, cioè inverno scorso. Ma ci sono in verità ci sono quattro pezzi. Il primo pezzo uscito era A Chance e Be The One, perché l'abbiamo fatto uscire anche con dei video. E dopodiché abbiamo caricato su SoundCloud, poi vi passiamo tutte le informazioni, anche gli altri pezzi. Sempre tutti quanti autoprodotti in casa. Sì, però per il video, come vedo, comunque vi siete appoggiati a qualcosa di un po' più professionale. No? Sempre quindi sempre autoprodotto anche sì. Per il video. Ok. E volete farci sentire qualcosa come duo, quindi da come siete partiti? Cosa volete farci sentire? Cominciamo col primo pezzo che si chiama The Spy. Running behind her, but the way she sighs, she looks like a spy, a shiver, the knife, gazer, can't you see? Do you believe? Draw her, can't you see? Have to believe. I saw her the night, she told me a secret. Morning, then day after day, all those lies came to light. Now that I brought you had to forget her. Stop, it's over. Silence is broken. Go outside, leave all those times gone. With all the probably you at bed. Look at your innocence, it's your strength.
Complimenti. Allora, proseguiamo la storia. Esigenza di suonare live, quindi vi trovate essere in due, aver inciso un CD, quindi con sovraincisione di tastiere, basso e varie cose. Per suonare live in due non si riesce, notate questa cosa. Quindi decidete di aggiungere tre elementi al duo, quindi fare una vera e propria band, giusto? Esatto. Okay. Sì. Innanzitutto io avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse con le voci, quindi la prima ricerca è stata su una voce, appunto per questo abbiamo chiamato Valentina. Ciao. Che è la terza. Sì, esatto. Poi ovviamente abbiamo pensato di arricchire i pezzi con un'altra chitarra, Jacopo, e ovviamente batteria, percussioni, Emiliano. Ok, quindi il basso viene fatto ancora, il basso sempre basso e Anna. Con la chitarra, ok. No, in genere usa il basso. Ah, proprio, quindi versione live usi il basso. Ok, e quindi uscite, avete la formazione per uscire live e cominciate a suonare live, che periodo? Anche perché è una cosa molto fresca, come leggo. Sì, allora praticamente questo oggi è stato il nostro terzo live. Abbiamo iniziato a fare le prove noi cinque insieme a marzo, inizio primavera, e poi abbiamo fatto due live a Milano, da dove proviamo e dove viviamo, e niente, quindi siamo proprio all'inizio, diciamo. Quindi nonostante poi nel gruppo ci sono altre, insomma, Emiliano e Jacopo hanno già suonato altre band, anch'io da piccola, un po' più giovane, diciamo, suonavo da altre parti, però insomma da formazione è abbastanza recente, ecco. Quindi una formazione fresca fresca per dei live appena partiti, diciamo. E sensazioni di questo progetto che avete tirato su, perché alla fine l'avete tirato su voi, cosa vi aspettate, cosa non vi aspettate? Ci aspettiamo di crescere sempre di più. Finora stiamo avendo delle soddisfazioni da innanzitutto dei nostri amici, ovviamente, dalla gente che ci è vicina. Abbiamo anche una pagina Facebook, vediamo che i fan aumentano, per cui ci diamo da fare. Sì, esatto, poi comunque abbiamo sempre, non c'è mai abbastanza tempo per fare anche i pezzi nuovi, quindi abbiamo tanto entusiasmo perché appunto amici, ma anche persone che non ci conoscevano, che non conosciamo, ci fanno tanti complimenti, quindi questo ovviamente insomma ci riempie di, insomma, ci dà molta soddisfazione e gioia per andare avanti. Ancora una domanda prima di farvi un altro pezzo. Adesso che avete composto questa band, un futuro disco, pensate di inciderlo sempre solo voi due, come avete fatto per la demo, o continuerete? No, quindi no. Questa qua è la formazione. No, no, questa siamo qua è la formazione adesso. Definitiva. Siamo okay. In 5, sì. Quindi c'è l'idea di un CD in futuro, breve, non breve, a lungo termine? Ok. Ok. Ci fate sentire ancora un altro pezzo? Cosa? Be the One. Ok. And it blends.
Grazie. Siamo arrivati alla fine. La cosa magari che è un po' più importante, per chi volesse ascoltarvi, volesse un vostro demo, che so io, contattarvi, come fa? Allora, la cosa migliore è andare su Facebook, c'è scritto facebook.com/IntoTheTreesBand e lì dentro c'è la pagina con tutte le informazioni di SoundCloud, il canale Vimeo, perché appunto abbiamo i video, eccetera, eccetera. Quindi se è andato su Facebook, anche gli altri, allora soundcloud.com/IntoTheTrees10 e Vimeo è vimeo.com/IntoTheTrees. Ok, grazie. Grazie a voi, grazie.